Alessandro Barla, presidente del comitato Orlia Bis Garbella Aprino, siamo in via Ballestra a Piani. Allora, siete qui perché preoccupati dal progetto dell'Orlia Bis. Quali sono le vostre preoccupazioni? Le nostre preoccupazioni sono legate al fatto che già inizialmente il progetto del 2012 prevedeva in questa zona un viadotto in quota che era particolarmente impattante e non adatto, non congruo al nostro sito, che è un sito turistico ricettivo con case spase, quindi residenziale. Al di là di ciò, oggi veniamo a conoscenza che questo progetto è stato ripreso ma modificato perché ha recepito le osservazioni della sovrintendenza che all'epoca aveva dato parere negativo. Sostanzialmente questa opera in questo momento prevede una situazione di questo genere, praticamente da mare, dall'intersezione con Poggi, dove c'è l'attuale semaforo, si proseguirebbe verso via Ballestra, scendendo, quindi seguendo la strada attuale, quindi non più un viadotto, per poi proseguire, ovviamente allargando in maniera significativa le sedime stradali, per giungere finalmente in questo punto dove noi oggi qua ci troviamo e dove qua molte persone, adesso molte sono andate via, si ritrovano perché qua verrà una grande rotonda, questa rappresentata da questo pallino, che si troverà in quota quasi 9-10 metri dai miei calcoli che posso immaginare rispetto al livello del mare, quindi rispetto alla strada come minimo di 6 metri rispetto al piano stradale, quindi in quota, perché deve salire, grande rotonda, e poi un ponte che porti e attraversi il torrente Prino e andare in sponda a sinistra, dove anche in questo caso, interessando case di privati o terreni, vada a intersecarsi con la rotonda di Imperia Ovest. Okay. Voi siete preoccupati, che cosa chiedete all'amministrazione? Ma chiediamo all'amministrazione di ascoltare il territorio, perché si sono riuniti in un attimo, noi abbiamo raccolto 170 firme di persone che abitano qua, abbiamo convocato questo incontro qua sulla strada e tutti quanti sono arrivati molto preoccupati, quindi c'è un'esigenza del territorio. Ci sono persone interessate dagli espropri, ci saranno gente che si troveranno dei muri davanti a casa, si troveranno una strada ad alto scorrimento, quando finora qua era una zona, una delle poche, lasciamoci dire, di tranquille, di Imperia residenziale. C'è gente che ha fatto dei sacrifici e che dall'oggi al domani si troverebbe di fronte a questa soluzione, quando sappiamo che esistono delle alternative che sono meno impattanti e che anzi possono anche dare lustro ad alcune realtà. Cioè, noi sappiamo che via Litadi ci sono un distributore di benzina, c'è un campo sportivo, ci sono attività commerciali che non dico che possono essere danneggiate, ma sicuramente non hanno i danni che potremmo avere noi da questa parte. Ripeto, siamo una zona turistica ricettiva. Quindi farla passare dall'altra parte. Quindi passare dall'altra parte, ma anche per una ragione, diciamo, di buona gestione della cosa pubblica. Questa è un'opera che non è strettamente necessaria. Magari ci potrebbero anche, qualcuno potrebbe anche portare a sollevare questioni collegate a danni erariali, perché fino all'altro ieri è stata rifatta la strada per far passare la pista ciclabile, che verrebbe anche essa rivista completamente, ma ci sono aspetti di sicurezza, perché questa strada è una strada che, come si vede anche dal grafico, si troverebbe in una zona bassa, quindi in una zona di conca. Questa zona qui si intercetta tutta l'acqua del versante, l'unico modo tecnicamente possibile per portare via l'acqua in questa zona è attraverso delle stazioni di sollevamento, cosa che esistono e che cosa periodicamente non funzionano. Perché? Perché si allaga la strada, e quando è che si allaga la strada è perché le pompe di sollevamento non funzionano, o perché le griglie si otturano, o perché fulmini eventi meteorologici vanno a interrompere la corrente elettrica, non fanno funzionare le pompe. Quindi significa che quest'opera strategica, un'opera strategica, è vincolata dall'efficienza di pompe di sollevamento che devono portare via l'acqua che arriva da un versante. Quindi non so se ANAS possa pensare di portare avanti un progetto così a rischio. C'è anche un aspetto economico. Noi sappiamo che ci sono centinaia di milioni a disposizione del comune o comunque dell'ANAS per fare quest'opera. Normalmente le opere si iniziano dalle fondamenta, quindi tanto vale iniziare da stralci funzionali, quindi significa partiamo dall'esistente, facciamo la galleria
dall'altra parte in zona Imperia Ovest, andiamo a traguardare verso la statale 28, ovviamente tenendo conto di tutte quelle che sono le esigenze idrauliche del Rio Artallo, delle problematiche di interferenza col Caramagna e della zona di Castelvecchio e zona praticamente del viadotto per collegarsi alla statale 28. Però sappiamo che le opere pubbliche spesso e volentieri sono soggette a delle varianti, a degli imprevisti, a maggior ragione quando siamo di fronte a degli scavi, a delle gallerie, e quindi tanto vale in questo momento tenere da parte un gruzzoletto che può essere, diciamo, mantenuto, conservato, magari in attesa di valutare, aprendo un tavolo di dialogo, un tavolo di lavoro, vedere insieme tutti quanti quali possono essere le soluzioni meno impattanti, e vediamo, però magari iniziamo l'opera e poi vediamo di risolvere questi problemi che non sono strettamente necessari per collegarsi, per far partire l'Aurelia Bis. Grazie.